Vabbè, quindi ricondivido lo Riprendete schermo. con la condivisione, per favore. Allora, quindi l'ipotesi che si era fatta era di questo lavatoio, però la commissione aveva sollevato, diciamo, due ordini di problemi. Uno, se era comunque commisurato uno e un solo lavatoio, no? In termini, diciamo, di natura economica, eh? E due, se comunque ci fossero altre opzioni disponibili. Era stato mandato all'ufficio di fare una valutazione, quindi ora magari poi so che Simone su questo avevano fatto un approfondimento, e quindi qui, no, aspettate, aggiungo anche un'altra cosa. Questi piccoli lotti al Lido, si era anche detto, valutiamo quelli che hanno necessità o opportunità di dover essere considerati, e in ordine di priorità, vi ricordo, c'era la necessità di perequazione, era il primo, la seconda era se a monte vi erano pregresse condizioni di natura urbanistica che dovevano essere risolte in ragione, diciamo, delle vecchie previsioni di RU. Questo è uno di questi casi, cioè questa era un'area che nel vecchio RU era in un comparto insieme alla TT13. Nel momento in cui abbiamo sistemato la TT13 in maniera separata, quest'area che prima era edificabile, ma che non era mai stata possibile, non era mai stato possibile realizzarla in termini di edificazione, perché era accompagnata insieme all'altra area, quella della TT13, in questo caso ci sembrava opportuno comunque dargli questa possibilità, proprio perché c'è un pregresso di 15 anni di vecchia RU in cui aveva questa potenzialità, ma non l'aveva potuta esprimere per non trovare mai un accordo inevitabilmente difficilmente realizzabile, no? Fra le esigenze di chi voleva realizzare l'albergo e questa, che è un piccolo lotto che vuole giusto realizzare un intervento singolo, monofamiliare residenziale. Quindi è uno di quei casi in cui varrebbe la pena di confermarlo proprio per la pregressa storia. Questa non è un'area che prima non era trasformabile, no? Quindi detto questo, ora magari se l'ufficio o Simone ha trovato una quadra sugli aspetti perequativi, noi saremo per confermarla per quello che vi ho detto, ecco. Io su indicazione della commissione mi sono confrontato con i lavori pubblici e i lavori pubblici, in particolare l'assessore ai lavori pubblici, mi ha intanto confermato diciamo una cosa che aveva detto anche Riccardo, se non vado errato, cioè l'opportunità di intervenire sul lavatoio di Vado. Confermandomi che è un intervento molto più ingente di quello che riguarda Monteggiori, perché lì si tratta di rifare anche la copertura, insomma, è una spesa che l'Ufficio Lavori Pubblici ha valutato in circa 40-50 mila euro, insomma, diverse decine di migliaia di euro. Inoltre, mi ha detto l'assessore ai lavori pubblici, sempre dopo essersi confrontato con l'ufficio, che un intervento invece su scala minore sarebbe necessario anche per quello che riguarda il lavatoio di Montemagno, che invece si attesta su un ordine di grandezza di una decina di migliaia di euro, 15.000 euro, qualcosa in meno di Monteggiori, ma insomma più o meno su quella cifra. E allora io vi propongo di metterceli tutti e tre. Cioè di chiedere a questo cittadino che in perequazione sistemi tutti e tre questi lavatoi, perché diciamo facendo un conto a spanne si tratta di una cifra insomma tra i 50 e i 60 mila euro, forse anche qualcosina di più, e può essere secondo me una misura perequativa adeguata rispetto a diciamo così il tipo di intervento che gli viene consentito di fare. Tra l'altro anche con un valore simbolico importante, secondo me, perché no, in qualche modo c'è una forma di ricaduta, no, della ricchezza di una parte del territorio su invece zone del nostro territorio, come dire, la cui ricchezza ambientale è notevole, ma purtroppo non sempre si traduce in una stessa capacità, no, di produzione e di sviluppo economico. Quindi io, questa è la proposta che vi faccio. Ma io condivido perché, cioè, anche nell'osservazione che aveva fatto colui che vuole realizzare questa
Questa costruzione aveva già previsto la spesa di 50.000 euro, quindi se con questa spesa si riuscisse o qualcosa più, tanto li cambia poco, se riuscisse a sistemare tutti e tre questi lavatoi si farebbe una bella cosa, secondo me. La stima che è stata fatta dall'ufficio lavori pubblici è superiore a 50.000 euro, ma non, diciamo, non 100.000 euro. Infatti, ma lui dice pari a circa 50.000 euro, quindi non è che lui dice 50.000 euro, circa, quindi può essere qualcosa più, qualcosa Ma meno. poi credo che anche se fosse 60-65 è comunque adeguato, insomma, come meccanismo perequativo. Io condivido, va tenuto presente, secondo me, che c'è un criterio tecnico e questo l'ufficio magari l'avrà verificato, e cioè che i lavatoi, quelli che hanno sistemi di copertura, chiaramente hanno un livello di degrado potenziale maggiore, perché gli elementi di copertura sono più, come dire, soggetti a fenomeni di degrado e a necessità di manutenzione. Mi ricordo bene che quel percorso a cui anch'io avevo partecipato ne aveva segnalate diverse altre di necessità, per cui secondo me, ecco, diciamo, lì ci sono alcuni interventi che possono anche essere utilizzati nel caso in cui ci siano casi in cui si propone la perequazione spostata, e mi viene in mente, per esempio, che erano state segnalate alcune necessità su un lavatoio a Fibbiano, o anche sempre a Montemagno un altro lavatoio che aveva ormai da anni, insomma, in condizioni di abbandono e che aveva perso totalmente la propria funzione. Questo per dire in sostanza che in realtà è possibile anche in via presunta, anche in questa sede, come dire, inserire delle considerazioni come queste, anche probabilmente nelle osservazioni che vedremo dopo, privilegiando secondo me questo criterio tecnico della necessità di manutenzione per i lavatoi che hanno ancora la copertura, perché quella è il primo elemento che rischia di perdersi, se no. Scusate, volevo dire una cosa, ma no, sono realizzazioni di interventi ad opere di recupero e ristrutturazione del lavatoio pubblico e degli spazi aperti del centro storico di Vado, comprensivo dell'adeguamento, eccetera, eccetera, nonché degli interventi di manutenzione straordinaria dei lavatoi in località Cadompa, centri di Monteggio e Montemagno. Va bene? Sì, ma questa differenziazione di categorie di interventi, cioè i locali, per averla chiaro quando poi chiedono magari gli Ma interventi, perché mi è cioè una sembrato di capire, io mi è comunque, sembrato. Malora, io non capisco quello che dici, onestamente. Sì, guarda, sono qui accanto a me, com'è il suono? Perché sono tecnica tanto. Pessimo, pessimo, non si capisce, non sembra che come se tu fossi in Groenlandia. Non si sente niente, bisogna tornare dall'Antonella. No, io ho differenziato le categorie di intervento sulla base di quello che diceva Simone, cioè mi sembra che in un caso ci sia proprio da fare un intervento di Era consolidamento stradale. Tutti di qua con la sedia, vai. No, no. Mi sembrava la Il microfono della postazione della manovra, per favore. Spendete il microfono della postazione della manovra. Sì, è che ci sta lavorando il tecnico, ora sono qui a questo dell'Antonella. Quindi te, se ho capito bene, mentre camminavo, Fabrizio, hai distinto sulla base della descrizione che ha fatto Simone. l'assessore? Sì, esattamente, esattamente. Cioè, uno ha bisogno di interventi pesanti, no? Cioè di sostituzione del tetto, insomma, quindi è un intervento di consolidamento statico, eccetera. L'altro, gli altri due hanno bisogno di essere sistemati, che è una cosa leggermente diversa, no? Anche per Sì, chiarire sì. bene, va bene? No, però volevo dire una cosa, no? Ma per capire come poi potrà funzionare nel futuro. Cioè, ma si è mai scritto che la decisione delle opere da fare sarà dei lavori pubblici? Perché loro possono proporre anche opere che magari noi non condividiamo, non ti Ma pare? infatti c'è sempre scritto sulla base del progetto approvato dal Comune. C'è scritto? No, va Ah, scritto, infatti ok, l'ho va aggiunto. bene. Va bene, va bene, va bene, va bene, ok? Scusate. Avevi ragione, È l'avevo aspettato. Sì. giusta questa precisazione, altro che. Va bene. Altra scheda, Antonella.
Allora, l'altra era, ora te lo dico subito. Scusate. Allora, l'altra scheda è la TU1.14. Aspetta, mi sentite? Molto sì. Lontano e molto male, però, ancora. Antonella, che numero di osservazione è? 1.14. Allora, se, allora l'osservazione è la 112. Allora, questo è un lotto libero. A differenza del precedente non ha un pregresso urbanistico, cioè nel vecchio regolamento urbanistico era un'area non edificabile, okay? Quindi siamo in un criterio diverso da quello precedente. Tuttavia qui la disquisizione sta nel discutere, secondo me in via definitiva, cioè prendiamo una decisione se il parcheggio che noi avevamo previsto su questa viabilità è di utilità oppure meno. Dove siamo? Apro Google così almeno lo capiamo meglio. Siamo dietro il centro commerciale Cisalfa a Lido di Camaiore, vicino all'ospedale, vi ci vado. Qui, ecco. È questo lotto di terreno qui, che vedete, e la via è la via della Gronda, ok? E qui ovviamente siamo in una situazione dove è chiaro che il centro commerciale assolve alle sue potenzialità di parcheggio anche in funzione di tutta una serie di altre previsioni che, come vi ricordate, abbiamo inserito tra le ore. Scusa, devo interrompere per fare una prova, mi sentite adesso? Sempre male, molto male. Vi ricordo che i problemi, diciamo, determinati dalla presenza del centro commerciale dovrebbero essere in via definitiva risolti per una serie di previsioni di comparti che noi abbiamo previsto, no? Vi ricordate qui in via Canova, in via Sant'Antonio e anche, diciamo, a cavallo dell'Aurelia con la risistemazione di tutto l'intervento di recupero del Dine e Derna. Quindi il parcheggio è semmai funzionale, diciamo, a chi vive su Via della Gronda. Vedete, su Via della Gronda non c'è un parcheggio, è anche vero, diciamo, che qui c'è un'edilizia residenziale molto diffusa, quindi, diciamo, è un parcheggio aggiuntivo. Quindi siamo un po', capisco, diciamo, chi è a favore e chi può essere contro, perché è, diciamo, un punto di limite. Rimane il fatto che, però, appunto, essendo un'area comunque con termine a una situazione dove comunque c'è un volume di traffico non secondario, poteva valer la pena, diciamo, di accogliere l'osservazione per acquisire il parcheggio. Però, ripeto, rispetto, diciamo, all'area precedente non vi è un pregresso storico, per cui, come dire, no, ci risolve anche problemi di vecchi contenziosi, eccetera, eccetera. Quindi il non accoglimento dell'osservazione non crea nessun problema, e nel momento in cui si ritenga che qui il parcheggio non serva. Quindi io a questo punto, secondo me, non, diciamo, la questione tecnica va superata attraverso una decisione che è del tutto politica. Ricordo che l'intervento era comunque minimale. Allora, adesso mi senti bene? Era un intervento residenziale di 90 metri quadrati, quindi una piccola villetta monofamiliare. In questo momento, sulla base di tutto l'accoglimento e le osservazioni che avete fatto, vi ricordo che abbiamo una disponibilità di 200 metri quadrati residenziali che la commissione era orientata a compreso. Ma anche considerando questa, quindi se la levassimo andiamo, diciamo, a un tesoretto, permettetemi il termine, di 290 metri quadrati. Se la confermiamo rimangono i 200 che possiamo comunque assegnare a quella famosa area che già la commissione aveva segnalato più vicina al fosso del Trebbiano. Niente, cerchiamo oggi di prendere una decisione in via definitiva in modo tale e poi se la leviamo la leviamo, se la confermiamo la lasciamo confermata in questi termini, oppure se ritenete anche qui leviamo il parcheggio e troviamo altre due opere simili alle altre. Però francamente qui il parcheggio io non lo vedo così disutile, ecco, diciamo, o inutile, ecco, lo vedo come un'aggiunta di standard in un'area dove comunque in tutta la strada non ve ne sono, appunto, vicino
al centro commerciale. Io intanto voglio sapere quanto è il parcheggio che verrebbe. Mi sembra troppo piccolo. Sono 300 metri quadrati. Sono una decina di posti auto. Anche meno forse di 100 metri sono un posto auto circa 25-30 metri, quindi sì, ma vedi come è messo, ci si può andare proprio con Google lì? Lì va in profondità 300 metri, non è che li puoi mettere da una parte e da quell'altra, hai capito? No, li metti tutti sul lato, no? Sul lato destro di Via della Gronda, li metti qui, qui. Qui a pettine, come sono questi, vedi, come sono già qui. Dicevo, quell'opera, quel discorso che si era fatto per quanto riguarda quel complesso commerciale, che dov'era, sul fosso del Trebbiano, quello lì, sì. Lì sarebbe meglio, si era già detto, ridurre quanto meno. Al minimo il commerciale, no? Non andare a casa. Sì, caso, ma infatti te l'ho detto, abbiamo acquisito rispetto a prima 200 metri quadrati che in più di residenziale che gliene possiamo dare in riduzione del commerciale. Questo ce l'abbiamo già. È chiaro che se leviamo anche questa previsione abbiamo altri 90 metri quadrati disponibili. Ecco, capito? Volevo sentire anche gli altri come la pensano. Ma guardate, io da assessore, diciamo così, posso offrire questo tipo di valutazione alla commissione. Nel momento in cui siamo riusciti a recuperare, no, una quota significativa di residenziale su quell'intervento a cui faceva riferimento Riccardo, secondo me la logica vorrebbe che noi queste, diciamo, questo tipo di osservazioni, essendoci lo spazio, le accogliessimo ponendoci, diciamo, il problema di una perequazione adeguata. Perché? Perché se facciamo così non facciamo, no, trattamenti che potrebbero anche risultare discriminatori, no? Poi intendiamoci, c'è l'esercizio di una discrezionalità, non queste scelte, però questi piccoli interventi dove alla fine si parla di un'unica unità immobiliare, è molto difficile, no, dire dei sì e dei no. Allora, ne abbiamo visto uno prima dove c'era una storia pregressa, qui non c'è questa storia pregressa, ma dove abbiamo fatto, credo, un ragionamento utile al comune, no? Abbiamo detto, ok, è un intervento minimo che non provoca problemi sotto il profilo urbanistico ed ambientale, e abbiamo colto l'occasione per fare, insomma, una perequazione intelligente, no? con tre lavatori. Quindi qui secondo me bisognerebbe usare lo stesso schema logico, anche perché 90 metri quadrati, Riccardo, non ti spostano significativamente, no, sull'altro intervento a cui fai riferimento, mentre possono dare una risposta, diciamo, a un bisogno ulteriore in questo caso. Quindi io credo che la cosa che la commissione potrebbe fare è valutare l'aspetto perequativo e concentrarsi su quello. Questa è la mia opinione. Io sono anche tendenzialmente d'accordo, nel senso che non ricordo le definizioni e i parametri con precisione di quella dell'intervento a cui si riferiva Riccardo, nel senso che non mente proprio numeri del parametri indicati. Però è evidente che, insomma, la novantina di metri quadri in più o meno in quel contesto forse non cambia troppo le cose. Qui, secondo me, la previsione del parcheggio, tenuto conto di com'è il tessuto edilizio in quella zona lì, non so, non mi sembra che cambi la vita alle persone, intanto ne risponda a un bisogno così, come dire, sentito, così opprimente di quell'area, perché è chiaro che del parcheggio ce n'è bisogno e anche 10 posti fanno la differenza se mi trovo in tessuti molto compatti, no? Poi è una dotazione di standard aggiuntivi che male mai non fa, però insomma bisogna anche saper, come dire, distribuire per bene, no, questo tipo di funzioni in modo che sia effettivamente utilizzata. Quindi anch'io sono dell'idea che se si intende accogliere questo tipo di osservazione mantenendo un profilo
di trattamento omogeneo nei confronti dei richiedenti, però bisogna immaginare, secondo me, un trattamento perequativo di un valore collettivo un pochino più alto. Ecco. Scusate, anche più mi sentite? Sì, ora ti sentiamo. Ora ti sentiamo. Grazie, grazie, scusate. Io, infatti, io non ce lo vedo il parcheggio lì, per questo le mie perplessità erano legate a quello. Io non vedo un parcheggio lì in quell'area che secondo me non servirà a niente. Quindi troviamo qualche misura perequativa, visto che lui, insomma, questo signore era disposto a spendere 50-60 mila euro. Vi faccio una proposta, utilizziamo lo stesso metodo che abbiamo utilizzato per l'altra osservazione, cioè io mi interfaccio con l'ufficio lavori pubblici, cerco di capire a livello anche no, di progetti pronti o comunque studi di fattibilità esistenti cosa c'è, diciamo, sulla scala economica di riferimento. Se siete d'accordo, forse qui il valore potrebbe essere leggermente inferiore a quello che abbiamo visto prima, nel senso che qui siamo più nell'interno di Lido di Camaiore, mentre di là eravamo quasi sul mare, quindi forse qui il livello perequativo potrebbe essere sulla scala di quello di prima un pochino inferiore, e sento magari appunto l'ufficio lavori pubblici cosa c'è appunto a livello di qualche decina di migliaia di euro sul patrimonio pubblico, diciamo, no? Appunto diffuso sul territorio, e quindi potremmo, diciamo, intanto dire a Fabrizio, che mi pare lo stia già facendo, di togliere il parcheggio, e poi la prossima volta io mi prendo l'impegno di fare una proposta alla commissione sul tipo di opera pubblica da mettere in perequazione. Siete d'accordo? Io sono d'accordo. Ok. Allora Fabrizio, senza starti a riscomodare su questa cosa, qui saprai dalla commissione qual è l'opera pubblica che indichiamo in perequazione, va bene? Va bene. Fiorella. Dimmi. Bisogna che tu mi dica la terza area. Allora, ora bisogna, cioè, ho sospeso altre due che erano nell'elenco delle schede norma, che sono l'osservazione 233 e 210, che erano non accolte e si erano messe da una parte. Aspetta, ve le apro io. Ve le apro io, condivido io. Sì, per forza. No, scusate, Jack, sì, apri te. Vi apro l'osservazione, ok? Sì, bravo. Questa è l'osservazione 210 e dal registro mi sembra controllati, ma era una non accolta. Che era posta in questa zona. Allora, l'hanno restituito la roba. Ah, non so, devo fare. E qui siamo al secco, siamo nella zona del secco. Sì. E è un'area un po' con... Su questo io avevo già fatto un commento l'altra volta, mi sembrava un'area già talmente compressa che è densa di trasformazione su una viabilità molto stretta. Non lo so. Scusatemi, però Fabrizio, per favore, assunto un momento dell'oggetto qui della proposta di trasformazione. Questo è un lotto in questo momento libero, è un lotto libero che noi però avevamo, tra l'altro, neanche individuato come verde privato, ma direttamente dentro le pertinenze della zona B1, ok? Che però, essendo frazionato rispetto, diciamo, all'edificio che è davanti sulla via Aurelia,
può essere potenzialmente diventare un lotto edificabile. E quindi il privato ha chiesto di renderlo edificabile. Noi avevamo valutato che qui, diciamo, il livello dell'edificazione era talmente ormai, come dire, completo e anche denso, perché qui siamo vicino a 167, c'è stato un grosso intervento anche con tutto un contenzioso amministrativo molto grosso qui a fianco su via Vasari. C'è un centro commerciale che è stato ampiamente ristrutturato sulla via Aurelia. Aggiungere qui un'edificazione, cioè, diciamo, la perequazione, cosa potremmo chiedergli? Di allargarci la strada che lì è stretta, o appunto di farci un parcheggio. Quindi o qui si adotta un principio simile all'altro, però secondo me è una condizione, diciamo, di congestionamento molto più grossa. Oppure eravamo per non accoglierla, anche perché è quasi un lotto, vedete che è piccolino, insomma, è quasi pertinenza dell'edificio che è davanti. Ma a livello di dimensionamento c'è? Abbiamo 200 metri quadrati disponibili. È chiaro che se a questo gli diamo 90 metri quadrati, dopo disponibili ce ne abbiamo 110 per l'altro intervento. Questo dobbiamo sempre tenerlo presente, no? Quindi se il nostro obiettivo siccome l'altro intervento, quello su via Fosse del Trebbiano, è per noi strategico, è importante perché realizza tutta una serie di urbanizzazioni anche funzionali all'attrezzatura scolastica che c'è lì vicino, è chiaro che se quel quantitativo qui lo spendiamo qui, lo perdiamo di là. Questo va saputo. Quindi anche per questo motivo, posso, diciamo, ora mi permetto di andare oltre, diciamo, gli aspetti tecnici. Se vogliamo dare sostanza all'altro intervento, sarebbe meglio non accoglierla questa osservazione. Ecco, perché 200 metri quadrati è sostanza, sono due o tre unità immobiliari, e 110 è chiaro, è un'altra sostanza. Mi sembra che ci sia poco da dire, no? Commissione, cioè voglio capire una cosa, cioè, veda vederlo anche lì, ora così si vede male perché ora, se si può vedere proprio andare lì con Google per capire bene, perché io onestamente Faccio non riesco vedere io Riccardo su Google, a aspetta. capire dov'è. No, Condivido nel io senso che lo schermo. Sì, ho capito quello che dici, per come Simone. la vedo io. Per come la vedi te, Simo? Questo è il lotto. Scusatemi, per come la vedo io, sì, l'elemento dirimente è la valutazione del contesto, nel senso che la perequazione non può essere un elemento dirimente, perché quella la possiamo costruire anche al di fuori del territorio. Lo abbiamo fatto 10 minuti fa, quindi l'elemento dirimente è effettivamente fare una valutazione urbanistico-ambientale, cioè capire se la commissione condivide la valutazione che ha fatto l'ufficio sul fatto che quella è una zona sufficientemente congestionata, ecco, che quindi è inopportuno, come dire, riempirla ulteriormente in termini edificatori. Questa, secondo me, è la valutazione che va fatta. Qual è l'area? Questa qui. È questo lotto qui. Questo Davanti cosa c'è? Cos'è quello lì davanti? è Un una villa, fioreale? questa è una villetta nuova di No, Pacalan. là dalla strada, che è un Qui c'è fioreale? il panificio, il vivaio, ci sono tutta una serie di negozi. Siamo sull'Aurelia, no? È qua, vedi? Fiori e piante. Questo è l'edificio nuovo. Questo è il vivaio e questo qui è lo stradellino che entra dentro. Se volete poi vi È quel faccio. lotto quello lì dove c'è un Questo è cancello. qui, è qui. Questo qui. È Ci andiamo sulla strada proprio. questo, ci sono, guarda, è questo, vedi? Secondo me, peraltro, cioè io a me mi. Ecco, qui si vede la recinzione, vedete, è questo lotto qui. Ma allora che c'è una situazione di congestionamento è abbastanza evidente, insomma, la strada è anche molto stretta. Certo, Simone, tutti hanno costruito, è rimasto lì un campetto, potrebbe essere
il fine delle costruzioni, capito? E ormai tanto è un posto già costruito parecchio, lasciare un campetto così, capito? Se si trovasse una forma perequativa adatta, una casa in più o meno, lì penso che sì, grandi problemi ormai. La cosa che diceva Fabrizio è che abbiamo un dimensionamento residuo di 200 metri quadrati, quindi se si decide qui che gli si danno 90, mi pare, metri quadrati, sì, 80, quello che è, e poi dopo, diciamo, non abbiamo più spazio per migliorare quell'intervento invece molto più importante di cui si è discusso, no? Le altre volte. Quindi bisogna stare attenti. Ora è arrivato il momento in cui, diciamo, dobbiamo mettere sulla bilancia le cose e fare delle scelte. Secondo me questo lotto qui, se non lo mettiamo in B1 e se lo comprano quelle villette che lì sono accanto, per farci un giardino che sia decente, guardate che giardino compresso c'ha la villetta, c'ha tutto compresso, piscine, è una cosa inquietante, no? Non so se lo vedete. È tutto una cosa, cioè, voglio dire, se questo qui diventasse il giardino di questi edifici qui, sarebbe meglio, ecco, secondo me. Anche perché fate conto che ho un lotto di 20 metri per 25, quindi sta dovendo stare 5 metri dai confini e 10 dai fabbricati, ci viene proprio, dire, piantato l'edificio dentro, ecco, diciamo. Per me va bene anche questa considerazione. Jacopo? È chiaro che le considerazioni di Fabrizio l'avevo già detto, ti condivido, perché insomma, sarebbe stato meglio anche in passato avere un approccio un po' meno, come dire, un po' meno a riempire di quella zona lì. E è chiaro che se quella zona lì rimane non edificata e acquisisce un valore, quindi, pertinenziale, ecco, rispetto ai fabbricati esistenti, ne guadagna in termini di qualità la zona stessa piuttosto che a saturarla ancora, perché secondo me il ragionamento che ha fatto la Michela potrebbe andare bene, ma se l'intervento poteva qualificarla quella zona lì, ma in realtà rischia soltanto di riempirla, ecco, questo è il punto. Io devo essere sincero su quell'intervento lì. L'unico dubbio che ho io è il fatto di non avere più dimensionamento per fare l'altro intervento. Altrimenti, piuttosto che tenerlo in quelle condizioni lì, vi dico, sarebbe meglio farci qualcosa. Ora, non è scontato che il proprietario della casa lì accanto compri quel terreno o glielo venda quel terreno, no? Quindi ritrovarci con quel terreno in quelle condizioni è veramente brutto. Effettivamente però c'è quell'altro problema, che del dimensionamento, c'è il problema del dimensionamento, che se si fa lì si va a ledere, c'è l'altro intervento che anch'io lo ritengo più importante, quindi non lo so, decidiamo con tranquillità. Lo stesso problema che ho io è quello lì di era, capito? Lo stesso dubbio che ho io è quello lì, se no, se non c'era il problema del dimensionamento, effettivamente avrei completato la zona. Comunque, il problema è quello lì. L'istruttoria dell'ufficio era, diciamo, non positiva, giusto? Sì. Io, anche in ragione, diciamo, delle considerazioni che sono state fatte, mi allineerei all'istruttoria dell'ufficio, cioè già quella era, come dire, un'istruttoria che evidenziava, no, delle differenze fra questa situazione e altre. Quindi, proprio in ragione anche poi del fatto che sotto il profilo dell'interesse pubblico ci sono situazioni più importanti, io mi allineerei all'istruttore dell'ufficio, no? Nel senso che l'ufficio ha motivato, diciamo, il perché, no? Ha fatto un'istruttoria negativa, valutando che lì c'è un congestionamento significativo. Quindi, onestamente, rispetto alle altre due situazioni che abbiamo visto prima, c'è, no, una situazione peggiore dal punto di vista della densità edilizia e anche della viabilità di accesso. Quindi, siccome l'istruttoria credo ne dia atto in qualche modo, io vi suggerirei di allineare via quella. Poi, intendiamoci, se esaminate le osservazioni, no, ne manca, quante ne manca ancora? Due? Una.
Una. Quindi l'unica che manca qual è, Fabrizio? È quella a cui facevamo riferimento ora? No, no, è un'altra non accolta che va vista come questa. Sì. Ok. L'altra va sempre vista, quella di via del Trebbiano. Quindi allora io intanto andrei a vedere anche l'altra non accolta, siete d'accordo? Così sì, 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 assolutamente sì. È la 233 come osservazione, eh? Ma sì, questa che c'era il problema, questa però Antonella, mi ricordo bene, qui c'è il vero problema, sì. Che il proprietario è proprietario di un terreno che in parte è in territorio urbanizzato, vi ricordate, in parte è in area agricola, quindi che succede? Che noi comunque volendogliela accogliere dovremmo accoglierla solo per la parte che è in territorio urbanizzato, no? E quindi però che succede? Che la parte in territorio urbanizzato è talmente piccola, no? Rispetto al lotto di cui lui avrebbe bisogno, per cui poi la perequazione diventa difficilmente realizzabile, perché è un lotto che diventa minimale, vedete che è quello che sta indicando ora l'Antonella. Peraltro è un retro di una casa esistente in un cul-de-sac, proprio di area di una viabilità secondaria, quindi qui veramente l'interesse pubblico è improbabile se non differito, come nel caso, diciamo, che abbiamo fatto sui lavatoi. Però vi ripeto, qui secondo me c'è un'ulteriore questione, che il lotto che loro chiedono, mezzo, non è neanche il territorio urbanizzato. Quindi, diciamo, secondo noi anche qui vale il principio che sarebbe meglio che rimanesse una pertinenza degli edifici esistenti, più che andare a infilare lì un altro edificio residenziale, ecco. Qual è il lotto, Fabrizio? Scusa, appunto, qual è? Vedete l'Antonella vi sta indicando una parte, c'è il cerchio rosso, è il quadrato dove c'è un edificio che in realtà non è un edificio perché è una baracca, che non, peraltro non c'è più, e poi tutto il resto è dove c'è il giallino. Se volete si va su Google, vado su Google e ve lo faccio vedere su Google. Sì. Ma io volevo vedere, scusa, qual è il pezzo nel territorio agricolo? Ce lo fai rivedere quello? Aspettate un attimo, aspettate, vi faccio vedere io. Ve lo faccio vedere io, aspettate un secondo. Ecco, ora si vede bene. Questo è il catastale. È chiaro che dove c'è il territorio agricolo noi non ci possiamo andare, per di più con la residenza in alcun modo, ovviamente, no? Quindi ci rimane quel residuo lì che, come vedete, c'è già una strada privata che è la stradina di servizio al lotto. Prima c'era una baracca, poi probabilmente la baracca è stata demolita per renderlo libero, però è oggettivamente un lotto pertinenziale, cioè non è un lotto destinato all'edificazione, e comunque lì qualsiasi misura perequativa al sito sarebbe impossibile, quindi dovremmo poi trovare una misura perequativa a distanza, ma bisogna capire se in quel contesto lì aggiungere un'altra villetta abbia senso, perché anche qui guarda, sarebbe compressa dentro, diciamo, un'area già sostanzialmente edificata. Io sono d'accordo su un accoglimento su di questa, lo dico subito perché mi sembra che non ci siano le condizioni. Voglio dire, si va anche in terreno agricolo qui, no? Sì, ma anche non ci si può proprio andare, Riccardo. No, appunto, ma cioè, voglio dire, la parte che è dentro il territorio urbanizzato è piccolina, vedo. Sì. Cioè, certo, è meno della metà, eh. Come? È meno della metà, Riccardo. No, infatti, voglio dire, non so che tipo di intervento ci possa venire. Allora, è meglio il consolidamento, che si diceva prima anche con la Michela, dell'altra zona piuttosto che questa, secondo me. Se proprio devo scegliere fra le due, no? Sì, questa penso così anch'io. Questa, se si vuole, è una situazione anche peggiore di quella che abbiamo visto poc'anzi. Sì. E quindi, Fabrizio,
Sarebbe rimasto solo l'intervento quello, diciamo, più importante, no? Sì, Antonella, mi dici che scala è quello su via del Trebbiano lì, TU? Perché a questo quale, punto... Quella che ma quella dietro Cisalfa? No, quale? No, 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 no. Sull'istruttoria dell'ufficio. No, dicevo Riccardo, converrebbe guardare ora l'ultimo intervento, quello no, che volevamo aumentare la quota di residenziale. È questo. Prendete una decisione finale, no? Capito che voglio dire? Quella che osservazione era? L'osservazione, ve lo dico io, guardate, 596. A questo punto abbiamo disponibili 200 metri quadrati di residenziale e quindi potremmo, se volete, aumentare a 380 il residenziale in quest'area e ridurre leggermente il commerciale. Scusa Fabrizio, la fai una sintesi estrema della previsione? Estrema questa, proprio. La vedete qui il disegno, no? Qui c'è... questa è la scuola al secco, ok? Questo è il Trebbiano, qui c'è l'ipotesi di sistemare la viabilità anche che in funzione del fatto, vedete che c'è un altro piccolo intervento residenziale di completamento e poi realizzare tutta una fascia verde intorno alla nuova viabilità con dei parcheggi di servizio e poi completare la parte urbanizzata come se fosse un isolato. In questo quadro il dimensionamento attuale era tutto sbilanciato sul commerciale perché non avevamo disponibilità residenziale, potremmo a questo punto aumentare fino a 380 metri quadrati la residenza e quindi sostanzialmente dargli 4-5 unità residenziali e ridurre leggermente quello commerciale. No, ridurre di parecchio, non leggermente. Sì. Fabrizio, c'è qualcosa che non mi torna, qui c'è scritto superficie edificabile massima direzionale di servizio 1000 metri quadrati. Ah sì, vabbè, allora, non mi ricordavo commerciale, ma perché probabilmente vedi, è o direzionale o commerciale, vedete? C'era quindi... Fallo un po' vedere quella precisazione. Io non l'ho visto. La suddetta superficie edificabile direzionale di servizio può in alternativa in tutto o in parte essere realizzata a destinazione commerciale al dettaglio... Diciamo... Un'esclusione, ok, va bene. No, ma io quella lì al commerciale, io la diminuirei e non la farei tutte a quei metri. Il direzionale di servizio va bene per stabiliamo quanto. E al dettaglio una quota residuale, perché se no non si risolve il problema che avevo sollevato io. Allora, intanto si porta a 380 il residenziale, quindi si diminuisce di 200 la parte, no? Scusa Fabrizio, era 1000, diventa 800, no? Ti torna? No, ma qui tanto le possiamo rimodulare come vogliamo, in riduzione problemi non abbiamo mai. Era 1000, decidiamo quanto diamo di direzionale ora mettendo residenziale, capito? Ah, sì, va bene, ma direzionale mi pare non implichi, cioè stiamo attenti a mantenere l'equilibrio, certo, diciamo... Economico, appunto, ok. Voglio dire... 200 metri quadri di residenziale sono circa 3 case. 380, sì. Ora ci avrebbe 380, io gli darei 4 o 5 unità. Ah. Ok? Comunque la questione sul dimensionamento del direzionale, secondo me ha ragione Riccardo, cioè... Attenzione perché in quell'area lì poi o è direzionale oppure se deve essere direzionale commerciale. Stavo dicendo che secondo me andrebbe stabilita la superficie direzionale, no? Come stiamo facendo. Poi l'alternativa la indichi entro un certo limite, no? Cioè invece di dire che 800 possono essere direzionale o commerciale, dici 800 possono essere direzionale. Poi una parte e diciamo qual è il limite massimo, può essere commerciale, e indichiamo qual è il limite massimo, ok? Sì. Volevo dire una cosa, scusa, in funzione della perequazione e tutto. Prima quante case si prevedevano? 2 o 3? Residenziali? Due. Ah, 2? Avevo capito 3. Era 180. Ah, va bene, scusa, là si portano a 4, va bene. Ok. Va bene, scusa. Va bene il 30% di 800 al massimo commerciale, direi di sì. Eh?
25 torna, viene più un numero pari perché viene 200, vorrei fare 25. Sì, giusto. Fabrizio, Teresa, non ho fatto questa considerazione, ma visto com'è il disegno dell'area, no? Che mi sembra realistico in realtà, anzi, ci torno un momento, mi sembra realistico perché c'è il fosso, perché quell'otto lì, insomma, è articolato in quella maniera lì, quindi mi sembra chiaro che in realtà chi farà il progetto poi si attesterà su un'ipotesi di questo tipo. Mi viene in mente due considerazioni. La prima, la via Benvenuto Scellini. La via Benvenuto Scellini, non ha senso portarla fino in fondo alla nuova via di previsione Arancione? E poi è possibile dare qualche indicazione tipologica? Questa è una domanda che avevo già fatto. E ha senso, secondo te, visto che c'è un orientamento così definito dell'area di trasformazione compreso fra tre strade, di fatto? No, l'allungamento di via Scellini, se vogliamo, lo possiamo mettere, non è un grosso problema, ecco, diciamo. Però potrebbe, però, diciamo così, secondo me era prioritario il completamento, diciamo, vedete, della viabilità, perché vedete che è che separa, diciamo, il verde, no, dall'insediamento. Dopodiché l'allungamento ce lo possiamo tranquillamente mettere. Le prescrizioni tipologiche possiamo anche darle. Ho qualche difficoltà perché qui, a occhio, se dovessi farlo io l'intervento, per capirci, non farei un unico edificio, cioè terrei separate le quattro villette, no? Farei due bifamiliari e poi farei un edificio invece misto, commerciale, direzionale, affacciato sulla viabilità principale. Quindi è difficile dare un'indicazione tipologica, perché dovresti dare un'indicazione per le villette e un'indicazione per l'edificio, anche perché da un punto di vista commerciale, ora mi metto, faccio l'Alberto Giacomini della situazione, è molto più appetibile riuscire a vendere, no, gli edifici residenziali con il loro giardino separati, che non un edificio misto residenziale, commerciale e direzionale. Questo è il problema, no? però per esempio indicare il fatto che ci debba essere, che ne so, sul prolungamento della via Giovanni, che via è quella lì, della via, non so come si chiama, il cognome di questo Giovanni. Insomma, un allineamento degli edifici lungo strada, te dici. Capito. Lo possiamo, indipendentemente che sia un unico corpo o più corpi di fabbrica separati, mantenere, diciamo, gli allineamenti dei fronti sulla viabilità di progetto, dici? Sì. Cioè, io direi di sì, per definire la strada, capito? Perché sennò da una parte è una strada rischia di essere, insomma, una strada nel vuoto, nel senso che da una parte c'ha un contesto naturale, da quell'altra, se c'è un margine, poi una siepe, poi insomma, prima che arrivi a un edificato, vedo la gronda, ecco, via. Questo lo possiamo aggiungere senza problemi. Se siete tutti d'accordo, perché a me mi sta per scadere il tempo, aggiungo questa prescrizione e vi saluto. Sì, dimmi che ne pensi della Benvenuto Scellini, se ce la metto. No, va bene. Se la commissione è d'accordo, aggiungo anche via Benvenuto Scellini. Questo non è assolutamente un problema. Che dite, commissario? No, io lo ritengo una giusta osservazione. Anche perché si crea una viabilità migliore, no? Si dà più sfogo. Cioè, Jacopo, hai proposto di migliorare quella viabilità lì? Scusa, mi sono perso un attimo. Di prolungare via Benvenuto Scellini fino alla previsione di nuova realizzazione di quella via Giovanni. Questa, qui, questo punto qui. Certo. E poi dare un'indicazione tipologica sulla parte prevalente del lotto a trasformazione, in modo da consentire un allineamento del blocco di edificio di quello che sarà sul fronte stradale, sperando in un bel progetto. Sì, sono d'accordo. Ok, allora se a questo punto ci siamo. Aggiungo, fidatevi che aggiungo anche la prescrizione di tipologica e vi saluto, ok? Sì. Vabbè, allora, se è norma, Fabrizio, si rimane che si ragiona di quella perequazione spostata della seconda osservazione. Manca solo quello, quindi una volta che l'ufficio ha individuato la perequazione, le schede norma le abbiamo viste tutte. Benissimo.
Ciao bene, a tutti. Grazie. Scusa, quale perequazione dobbiamo individuare? Non ho capito. Quella, l'ultima, quella che abbiamo accolto su via la TU, aspetta. Via della Gronda era, mi pare. Era via della Gronda, bravo, ora non la trovo. Il posto del parcheggio, c'è da individuare una misura perequativa spostata. Io, Manola. Sì, ho capito. Ok, vi saluto. Una comunicazione di servizio a Manuele e Antonella. Vi chiamo così ci mettiamo d'accordo per vederci poi. Sì, ok. Ciao. Grazie Fabrizio. Ciao. Si procede con la schedatura, con la cartografia. Dalla 100... 50. Fino alla 150. La 150 mi risultava fatta. A voi vi risultava da fare la 150? No, fatta. Si è fatta. Si procede con... Allora la 152. Sì, prego assessore. Allora, 152. Si chiede la modifica della perimetrazione della zona B2 in modo da riportare la linea di confine coincidente con quella del piano strutturale. Si fa riferimento ad una pertinenza perché si dice che c'è una piscina autorizzata, quindi è un problema di, mi pare di capire, inserimento di una pertinenza coerentemente con la classificazione del fabbricato. C'è un parziale accoglimento, quindi andiamola a vedere, sia la richiesta dell'osservante sia la risposta dell'ufficio. Allora, questo è l'adottato. Giusto? Questa è la proposta che fa l'ufficio, che quindi immagino consentirà di inglobare questa piscina. Vediamo qual era la proposta dell'osservante. Io la capisco bene. No, allora, questa è la proposta dell'osservante, che dice inserite nell'area B2 questo triangolo dove c'è la piscina, se ho capito bene. O meglio, la piscina forse è localizzata in questi due rettangoli rossi. Sì, è quella più lunga, mentre quell'altra è la tettoia. Ok, una è la tettoia e l'altra è la piscina. E lui chiede di inglobare. Se capisco bene, l'ufficio ha inglobato sia la tettoia sia la piscina, ma ha disegnato il perimetro, diciamo, un pochino più stretto, giusto? Come il PS, abbiamo rifatto la perimetrazione del piano strutturale. Ah, vabbè, quindi non c'è nulla da discutere, sarà già definita nel piano strutturale, l'importante è che queste pertinenze giustamente siano dentro. Ok, quindi c'era un errore in realtà, giusto? Perché avevamo fatto un perimetro del PO più stretto rispetto a quello del piano strutturale. Voglio specificare alla commissione che è parzialmente accolta, perché noi abbiamo preso la parte che corrisponde al piano alla perimetrazione del piano strutturale, che non è la perimetrazione fatta dal... E lui chiedeva di più in sostanza. Ma si può rivedere? Io non l'ho vista bene, fatto dal piano strutturale. E quella fatta dal piano operativo. Questa è la domanda. Ok. Poi. Scusa un attimo, ma lì dov'è la piscina? Si può vedere l'adottato un attimo? Non c'è,
Non c'è perché l'hanno costruita dopo rispetto alla base cartografica, Riccardo, capito? Come anche la tettoia, no? Le basi cartografiche non sono aggiornate come dire, agli ultimi interventi. Quindi loro presentano questa osservazione perché nel frattempo hanno conseguito i titoli abilitativi e chiedono quindi di estendere questa perimetrazione. E la potevano fare in base al piano strutturale? Sì. Ma sì, sì, in base al piano strutturale, sì. Però Ma però loro scusate, Manuela, abbi chiedevano. pazienza, glielo spiego io a Riccardo, se no veramente ci si annoda su una cosa banale. Allora, qui è successo, Riccardo, che quando nel piano operativo sono andati a disegnare il perimetro del territorio urbanizzato, va bene? L'hanno strinto, va bene? Rispetto a quello che era già individuato nel piano strutturale. Va bene? Stringendolo, alcune pertinenze del fabbricato sono finite fuori dal territorio urbanizzato. Lui cosa fa? Dice le pertinenze inseritemele del territorio urbanizzato che tra l'altro l'avevate già individuato nel piano strutturale, va bene? E fa un disegno, si allarga un po', diciamo, ok? L'ufficio che fa? Dice parzialmente accolta perché c'hai ragione, quindi ritorna al perimetro corretto del piano strutturale, che è leggermente più stretto di quello che ha disegnato lui nell'osservazione, ok? Ma che è comprensivo in modo, diciamo, chiaro delle pertinenze che erano rimaste fuori, ok? È tornato l'ufficio al perimetro che era già disegnato nel piano strutturale. Ho capito bene o ho capito male? È perfetto Simone, Infatti infatti l'abbiamo questo. specificato nell'ultimo rigo, limitatamente a una quota parte delle aree indicate, ritenuta coerente con i contenuti propositivi dello stesso PO. Allora, questo che vedete, che vi faccio vedere qui, è la perimetrazione del PS. Questo qui, grigio. Sì. E invece quello del piano operativo avevamo previsto meno noi. Era così tutto storto, vedi, tutto curvo. Ma questo è il piano operativo. Sì, adottato, vedi, fa la curva e noi l'abbiamo Invece prima. riportato così, Sì. come il PS che ti ho fatto vedere prima. Ma era un errore, com'è, cioè, una domanda la mia per capire com'è possibile che si sia ridotto, perché si era fatta questa curva noi? È un errore, Riccardo. È un errore. Bene, mi sembra che insomma, l'oggetto sia chiaro. Se non ci sono interventi, si può Aspettate un attimo procedere. sulla telefonata. Bene, appena sei pronto, osservazione 158. Oh, 155. Giusto? Senti che funziona nel registro. 155. Allora, osservazione 155. Viene chiesto che un fabbricato con la relativa area sia inserito nel nucleo, in un diciamo, classificato nucleo rurale e non nel territorio agricolo sparso. L'istruttoria è negativa nel senso che non ci sono le caratteristiche del nucleo rurale. Vedete, questi sono i fabbricati in questione. È chiaro che due fabbricati l'uno accanto all'altro non costituiscono nucleo rurale e quindi non si può individuare quella partizione spaziale del territorio come nucleo rurale. Ma dove siamo qui? Greppolungo. Siamo a Greppolungo. Ah, e il nucleo rurale è questo. Il nucleo rurale è quello, insomma, laggiù, per capirsi. Poi, osservazione 156. Viene chiesta la modifica della classificazione da zona A
da zona E1 a zona E4. Le zone E1 sono quelle prevalentemente boschive, le zone E4 sono quelle prevalentemente agricole. L'istruttore di accoglimento, perché l'ufficio ha ritenuto che effettivamente le caratteristiche dell'area siano da classificarsi come E4, cioè prevalentemente agricole e non prevalentemente boschive. Ah, vediamo. Io la voglio vedere quest'area. Sì, un attimino, Riccardo, aspettate un secondo, mi si è piantato il computer, aspettate. Che per me lì, non lo so, per me siamo proprio nel bosco, non mi vorrei sbagliare io. Allora, ora questa qui vi volevo dire, ecco perché non la trovavo dal punto di vista di modifica cartografica, perché l'avevamo messa da parte, perché la dovevamo rivedere perché non ci tornava il perimetro di qua, dalla 1 alle 4, ok? Era stata per cui accolta stralciando la porzione del mappale che richiedevano lui e era stata messa in E4. Però non vi posso far vedere la modifica perché l'abbiamo messa da una parte e dobbiamo farla rivedere, per cui ma io questa rivediamo quando abbiamo la modifica, va bene? Questo che ci fai vedere è lo stato adottato in sostanza. Sì, questo è lo stato adottato, per cui siccome si sono messe via altre due o tre, perché non avevamo la modifica, ok? Per cui questa la sospendiamo, va bene? Sì. Non ho capito, scusa Antonella, perdonami. No, ascoltami, si erano già viste altre due o tre in commissione che non ci sono lo stato modificato, perché controllando le modifiche ci siamo accorti d'ufficio che c'erano degli errori. E anche questa, c'è qualcosa che non ci tornava dal punto di vista di perimetrazione della zona E4, e la dobbiamo vedere con il cinquini. Però scusa Antonella, io ho capito, ma siccome ora abbiamo anche bisogno di produrre come commissione, qui scusate, no, ma lo dico perché si può tranquillamente parlarne. Qui la richiesta è di classificare quest'area E4 invece che E1, no? Esatto. Ora, poi dopo voi ci metterete E4, no? E ancora non ce l'avete scritto. Ma si può intanto come commissione dire se ci va bene o non ci va bene? Cioè, siamo qui... Se a no me si mi sembra che sia in un bosco, quindi non è che mi sembra che sia giusta. Aspettate che... Intanto guardiamola sulla cartografia, va bene? Facciamo questo così, è un altro discorso, Riccardo. Se c'è un bosco, la, chiaro non va bene. La vorrei vedere. Per quello ho detto, voglio vedere lo stato, hai capito? Perché così non si può approvare. Sono d'accordo, Riccardo. Volevo dire che anche se non c'è la modifica cartografica, non è un problema. Basta andare a vedere, come dici te, qual è la natura dell'area e poi ci si comporta di conseguenza. No, sbagliato catastale, scusate, 30. Allora, questa è come è nell'adottato, è l'area E2, E1, ok? Questo è il catastale che chiede di essere inserito in zona E4. Ora guardiamo con l'ortofoto, va bene? Noi come ufficio l'avevamo accolta, eh? Andiamo a vedere il controllo che fa la commissione sulla natura, no? Se è agricolo. Avevamo levato questa porzione di questo edificio con il catastale dalla zona E1 e messa in zona E4. Eccolo qui. E io con l'omino ci si può andare, Antonella? Mi sa di no, siamo in cima, mi sa che non ci si va. Quindi vabbè, cerco di tradurre io la valutazione che ha fatto l'ufficio, cioè, sembra di poter dire all'idea di vivere non ce n'è, Riccardo,
dicevo questo, mi sembra di aver capito che l'ufficio valuti che l'area immediatamente circostante al fabbricato sia un'area, diciamo, con caratteristiche non boschive. Poi è chiaro che sul retro è tutto bosco, mi pare evidente. Infatti, è tutto bosco lì. Sì, però l'intorno al fabbricato, l'intorno al fabbricato no, non è che il fabbricato è nel bosco, vedi? Ma ci siete andati? No, però ascolta, quello che vedo io, quello, no, ma quel che vedo io, Riccardo, è che c'è un po' di differenza visto dall'alto fra quella zona che è. No, ma qui si parla che è di un'altra zona coltivata ad uliveto. Quello che ti dico sì, io. Sì, sì, sono d'accordo, ma ho capito quello che dici, però. Non parlo, io lo conosco bene quel posto lì. Ma ho capito che lo conosci, ma io ti dico, quel che vedo dall'alto, te mi dici se non è così. Allora, a sinistra io vedo un bosco, poi vedo una strada e poi vedo un fabbricato con un po' di territorio, di terreno aperto. Ora, quel terreno aperto lì mi pare che non sia un bosco, come quello che è di là dalla via, no? Ma è coltivata oliveti, Ma ho capito, ma non è ancora mica che sia coltivata oliveti perché, uno, perché sia un territorio agricolo, scusa. Ed è costituita da un'ampia zona coltivata a uliveto pertinenziale alla costruzione. E poi c'è una strada, vedi? C'è proprio la strada. Io mi Ho capito, ma allora in tante altre zone, vabbè. Però, allora, la parte intorno al fabbricato non è bosco, Ora, poi dopo magari si tratta... fabbricato sono d'accordo, le chiare. Si tratta di... Si ma è quello di... che hanno messo, no? Che hanno variato, ma mica variato tanto di più. No, l'unica cosa, lo chiedo all'ufficio, è accolto o parzialmente accolta? Nel senso che forse il catastale... No, sto chiedendo all'ufficio se la valutazione... corretta e di accoglimento di parziale accoglimento, nel senso che rifai vedere il catastale, forse c'è un pezzettino che va nel bosco del catastale o mi sbaglio? Sì, quella punta laggiù in fondo, sì. Io leverei la punta, su quello la vedo come Riccardo, il resto secondo me va bene, questa è la mia opinione da assessore. Valutate anche la mia. Questo pezzo qui, togliere questo pezzo. Va bene, torna. Che mi interessa vedo. Possiamo dare questa indicazione allora, si va avanti? Cioè togliere la punta che effettivamente è nel bosco, mentre il diventa resto... parzialmente accolta. Diventa parzialmente accolta. Allora, osservazione 158. Allora, qui c'è un'area H2 di riserva, che viene detto che nel vecchio regolamento urbanistico era in parte inserita in zona B1 e in parte in zona VF. E vabbè, poi si dice che questa previsione di B1 non è stata sfruttata e poi si chiede di specificare meglio la norma relativa all'articolo 31. Perché ce la ritroviamo qui, Antonella? Perché è doppia, perché chiede la modifica cartografica poi, e c'era quella normativa. Quindi ha chiesto l'inserimento del terreno in zona B. Ok, quindi noi l'abbiamo parzialmente accolta perché una parte gliel'abbiamo inserita in zona B. Questo è richiesto, ok. Ecco, ma gliel'abbiamo inserito in zona B perché... riteniamo che sia un'area, diciamo, che possa fungere da pertinenza rispetto ad un edificio? Qual è qui la valutazione istruttoria? Mi fai vedere lo stato adottato? Allora. È praticamente non gli manca la metà a quello adottato. No, allora, l'inserimento in zona B, no, vuol dire che abbiamo valutato che possa essere un'area pertinenziale ad uno degli edifici, no? Perché altrimenti non ha senso. Vi torna il ragionamento? Non essendoci l'edificabilità, se non... Ma lo è o non lo è? Perché se non lo è, che senso ha? Esatto.
Quindi è pertinenza, Antonella, di quell'edificio lì, quest'area qui, cioè lo stesso proprietario? Mi sembra strano che sia lo stesso proprietario. No, che senso ha? Veramente, che senso ha se no? Cioè la domanda è, c'è uno di quei due edifici è il proprietario anche di quest'area? Se stai parlando, Antonio, ti sentiamo? No, non lo so se è proprietario anche della casa, io questo non te lo saprei dire, Simone. Allora riformulo la domanda, perché noi abbiamo ritenuto di mettere un pezzo in B1? B2? B. Allora, puoi far vedere l'osservazione, Antonella. Il richiedente dimostrava, no, ha fatto uno studio, diciamo, su tutta l'area, facendo vedere alcune aree che erano state messe in B. Ah, ho capito. Lui dice, perché non mi ci hanno messo anche me? Ecco, in pratica. Il Garuglieri. Il Garuglieri, però non fare nomi. Sì, però scusate, a me va eccolo bene. Qui, vedete, diciamo, lui faceva vedere con tutti questi cerchietti tutte le aree che sembrano comunque inedificate di pertinenza ai fabbricati, evidenziando anche aree... Scusa Manola, ma non sto discutendo questo, bene. La domanda è un'altra, ma se l'osservante non è il proprietario di nessuno di quei due fabbricati, no? Che ottiene mettendogli l'OMB 1? Che ci paga le tasse? Questo sto dicendo io, no? Cioè, perché lo stiamo mettendo in B1? Poi, per l'amor di Dio... Se c'è qualcuno davanti che lo vuole comprare. Non lo so, per l'amor di Dio. Ho capito. No, ma va bene, non è che dico di non accoglierla, volevo capire il senso. Ma al di là dell'accogliere o meno, mi sembra lo scopo sia quello lì, no? Ce ne sono altri. Come il tecnico, penso, abbia sbagliato e creda che con l'inserimento in B automaticamente può fare un intervento di non modificazione. Io credo. Questo mi sembra anche, secondo me, l'ipotesi più chiara, perché... No. Vabbè, ora che il tecnico non sapesse qual è la normativa, non lo so se è così. Può anche darsi che sia come dice Riccardo, cioè che magari ci sia bisogno di uno sfogo. No, che magari ci sia bisogno di uno sfogo pertinenziale e magari ci sia un accordo, ma va bene, per l'amor di Dio. Cioè, non è che al di là dell'assetto proprietario, quell'area si presta ad una funzione pertinenziale, non è che non si presta. Quindi. Per amor di Dio, cioè se la commissione non ha osservazioni, per me va bene. Non è... mi domandavo, ecco. Io volevo che mi dicesse qualcosa anche Lucchesi, che mi sembra sia più interessante. Sì, infatti aveva chiesto di parlare. Secondo me, poi non sono sicuro, ma il 90% è come dice Simone Leo, cioè quell'area lì che è di proprietà dell'osservante, perché è Garuglieri, è tutta la proprietà Garuglieri. Non lì. Fare nomi. Sì, non faccio nomi, ma è così. È senz'altro a livello pertinenziale, perché lui lo conosce bene il piano, non è che può aver fatto l'osservazione per un lotto libero. Va bene, per me va bene, non ci sono problemi. Bene, nei limiti che dice l'ufficio, quindi nella proposta, nei limiti della proposta dell'ufficio. Limiti della proposta dell'ufficio. Sì, infatti non è stata totalmente accolta, ma parzialmente. Ma io invece volevo capire perché non è stata totalmente accolta. Ora si guarda la cartografia di Paolo. No, mi sembra... volevo capire perché un pezzo sì, un pezzo no. Ma perché l'abbiamo allineato con gli altri, mi sembra. Andiamo a vedere. Per non fare tacche. Hanno fatto la riga dritta, Riccardo. Tornate all'adottato. Però guardi la casa di là, la puoi fare di là la riga dritta. Quale casa di là? Questa qui. No, dove vedi Riccardo? Scusa, guarda l'adottato. Ma se la dotti fino in cima, ho capito, la riga è dritta, poi va fino in cima e c'è un'altra casa lassù, no? Dov'è l'altra? No, ma scusa, lo vedi che c'è... Guardiamo la dotata e guardiamo. Scusa, c'è la 36.2, è la casa. Quale?
è questo. 36.2. È questo. Noi si è fatto qui e lui dice, Riccardo dice, perché non lo fa in fondo qui? Non in fondo dove? Ma, questa, ma questo pezzo qui, scusate, ma il pezzo, posso Manola? Il pezzo più a sinistra, per capirsi, non è pertinenza di nulla, lo vedete? E quindi è chiaro che giustamente, torna all'approvato? Giustamente quest'area qui, quella inserita nel B1, ma la pertinenza no, è meglio no, di altri, questo, no, ma questo è quello che chiede, non è mica quello che si è fatto noi, Antonella. No, io l'ho anzi, capito. Allora non ho capito. No, è quello Antonella, che si è fatto noi. Ma scusa, aveva più questa è l'osservazione, ma perché non si è fatto vecchio. Buoni, buoni, scusatemi, perché parlate in troppo, non ci sto capendo più niente. Questo che vi sto facendo vedere è il modificato nostro. Ci si è fatto il cerchio? Scusate, poi stuzzite la sconta. Erano due rettangoli, per capirsi. C'è un rettangolo vicino a dei fabbricati, che sono quelli che vediamo a destra, e c'è un rettangolo che non è vicino a nessun fabbricato, se capisco bene. L'ufficio giustamente dice, io prendo il rettangolo vicino ai fabbricati, che può svolgere una funzione pertinenziale, e lo, come dire, identifico come un'area pertinenziale. L'area che è rimasta H2 confina in alto con un F4, a sinistra con un F4 e intorno non vedo fabbricati. E quindi giustamente l'ufficio ha detto quella non ha le caratteristiche per svolgere una funzione pertinenziale. Simone, ma siamo sicuri che quel terreno lì è pertinenza di un altro immobile? Quale? Ve lo dico io perché io sono stato 20 anni lì davanti. Quindi quella lì, nel fabbricato lì dove c'è scritto B2, io ci ho abitato quasi 20 anni. Allora, l'area di pertinenza del fabbricato che è lungo la via Roma, quel rettangolo lì, arriva grosso modo a quel fabbricato. Poi l'altra parte è sempre stata utilizzata come orto dal proprietario dell'abitazione, che arriva al confine, come dice Simone. Quindi obiettivamente, come pertinenza, la linea che l'ufficio ha scelto è quella. Il resto è un'area agricola o quantomeno un orto bello grosso, coltivato, peraltro ora neanche più coltivato. Quindi l'allineamento che è stato fatto è proprio veramente dove c'è la pertinenza, perché c'è una pergola, perché c'è un... Ma quello che dico io, Roberto, quel terreno lì è lo stesso proprietario di una delle case lì intorno? È il proprietario della casa che è sulla via Roma, dove gli abbiamo messo noi un pezzo, abbiamo accolto parzialmente l'osservazione e gliel'abbiamo messa B1, abbiamo messa B, via, quello lì, esatto. Allora, la seconda domanda, sulla scorta di quello che abbiamo sempre fatto, è troppo poca quella pertinenza, perché se no dobbiamo usare un perché altri l'abbiamo detto 15 metri perché ci pare che sia anche troppo, altri 18, cioè, qui gli diamo 30, 40, 50 metri quelli che sono, è tanta come risiede? Perché in altri abbiamo ragionato in questi termini qua, questo che io volevo portare all'attenzione. Sì, questo è il ragionamento da fare anche secondo me, nel senso che è chiaro che l'area che rimane H2 non ha le caratteristiche della pertinenza, no? Questo mi pare evidente. Si tratta di capire se questo rettangolo che gli è stato dato è troppo o va bene. Questo è il ragionamento da farsi. Ora, poi Alberto, qui va detto, credo, che ogni situazione non è esattamente identica all'altra, no? Quello che ha fatto qui l'ufficio è tirare una riga dritta, lo vedi, no? Cioè, veniva naturale... Guardatela con la foto aerea, guardatela con la foto aerea, quello che dicevo io, la pergola e tutti quelli... Ma ci si può andare su Google, scusate. Sì, guardiamo su Google, dai, così ci rendiamo conto di qual è l'ambito corretto. C'è la macchina lì, c'è il parcheggio.
è successo? Più 1.3. Allora, qui si tratta di individuare la linea più corretta. Noi ci siamo allineati al fabbricato che si vede in alto a sinistra, per capirsi, lo chiedo all'ufficio. No, siamo andati un po' oltre. Siamo allineati alla resede del fabbricato più in alto a sinistra. Perfetto, la pergola che dice Roberto è dove ci sono tre puntini, i tre puntini neri accanto al 36.2. La pergola che dice sullo Google Earth. Ci possiamo tornare su Google. Si va su Google. Anche perché quello lì è un segno di resistenza. Scusate. Quello che dice Alberto è che quei tre pallini con la riga in obliquo è un segno di rescinzione, quindi potrebbe corrispondere alla pergola. Se così fosse, sarebbe esterno all'area esterno, cioè verso via Roma rispetto all'area considerata da noi come accoglibile dall'osservazione. Quindi la freccia, perché io non ho capito. Con la freccia, Antonella, non il catastale. Con la freccia, quale sarebbe la pergola? Quella lì. Ah, vabbè, attaccata all'edificio. Sì, vabbè. L'ha fatta ora. No, è vecchissimo. In effetti, secondo me ha ragione Alberto, nel senso che di lì in giù poi non ce n'è di altri segni che possano... Ma questo segno invece marroncino, esatto, che cos'è quello? Quello è un campo coltivato con le rape. No? Sì, okay. È un campo arato. Secondo me c'è anche qualche ravanello. Poco, perché non è che ha tanta voglia di coltivare. Sentite, e se allineassimo la risede al tratto di strada più lungo che è in alto a sinistra, torna su Google. No. Ma quello se l'abbiamo già adottato. Quello in alto a sinistra. Ancora giù? No, finisce giù. Lì. Che dite? La riga che si è fatta per non fare tante scalettature, va bene comunque. Non cambia nulla da... Cioè, io volevo capire il ragionamento che ha fatto Alberto, però. Cioè, si va dietro al ragionamento che ha fatto Alberto o no? Alberto dice, secondo me, se posso interpretare, Alberto, correggimi, poi si sbaglio. Alberto dice, secondo me, va bene lavorare sull'area sulla quale stiamo lavorando, ma la dimensione della resede dovrebbe essere verificata attentamente rispetto allo stato dei luoghi, no? Come abbiamo fatto in altre situazioni, per cercare di dare un'area che corrisponda ad una funzione chiaramente pertinenziale. Ora, qui non c'è dubbio che ci sia un tratto, che forse però era già quello individuato dall'ufficio, no? Di quest'area che ha sicuramente una funzione pertinenziale. Poi c'è quest'area molto grande, Roberto ci ha spiegato, diciamo, no, come veniva utilizzata, ma vedete che dal punto di vista spaziale non è che, passata questa fascia più alberata, come posso dire, non è che ci siano grandi differenze, no? Allora io cercavo un punto fisico oggettivo al quale allineare un confine, no? Allora dicevo, c'è questa strada sulla sinistra, no? Che probabilmente è il viale d'accesso della casa accanto, immagino, che comunque è un tratto urbanizzato, come posso dire. Uno potrebbe allineare il confine, no? Fra B e territorio agricolo alla fine di questa strada, cioè c'è un elemento di urbanizzazione, tracciamo lì il confine. Questo mi sembrerebbe che possa anche corrispondere ad un adeguato spazio pertinenziale dell'edificio. Non so se mi sono spiegato, era per avere un punto fisico a cui agganciare una linea. Ecco. Posso dare un,
l'ultimo contributo. Antonella, mi vai su Google Maps, ma su Google Maps del server, così secondo me lì c'è si dirime la questione. Apri Maps, vai su quella zona lì, non su questa foto qui che è vecchia, su quella attuale che ci vai ora a vedere. Hai detto che si va? Se condivide Google Maps, basta vedere Google Maps oggi. Lì vedi bene dov'è la pergola, vedi bene la destinazione del treno, vedi bene tutto. Almeno abbiamo l'ultimo spunto di riflessione e poi si prende una decisione. La vedi la pergola, Simone? Sì, la vedo. Dopodiché, Alberto, io ad allineare, come dire, questo confine dove finisce questa strada, non ci vedo nulla di male, come posso dire? Cioè, è l'ultimo elemento. Volevo solamente dare il mio contributo per quanto posso ora, per far vedere qual è la situazione, è una migliore soluzione così, via. Sì. No, se siete d'accordo, io cerco un elemento oggettivo per lanciare una riga. Cosa avete, cioè la proposta dell'assessore è quella di portarla, la proposta dell'assessore è quella di attestarci alla linea, ecco, alla viabilità a sinistra. Io credo che sia giusto e comunque una bella resede, perché consideriamo che ne abbiamo date di molto molto più piccole. Io voglio capire, Alberto, come quello che voleva dire prima. Che volevi dire te, Alberto? No, volevo fargli vedere una fotografia con la risoluzione secondo migliore. Secondo te quale sarebbe la soluzione migliore? No, la risoluzione, non la soluzione, con una risoluzione dove si vede, perché Simone aveva difficoltà a identificare la pergola, no? Perché non era un grosso... parecchio definita la foto, così ora si vede la situazione. Va bene, andiamo avanti, va bene. Okay, non lo so, io cercavo... Qui no, ci sono dei margini di strade lì, quindi... Qui ci sono, esatto, che qui ci sono... Roberto? Roberto sta dicendo, credo, quello che sto per dire io. Qui ci sono due strade, una più in alto e una più in basso, no? Se uno si allinea a quella più in basso, viene quella riga che sta facendo vedere l'Antonella. Se uno si allinea a quella più in alto, diciamo, ma viene dato... strada è quella? Non capisco che strada è, una strada. No, è un accesso, no? Sono accessi, sono accesso. Opere di urbanizzazione legate all'accesso alle abitazioni. Allora, il ragionamento che facevo io è questo. Siccome altri punti fisici non ce l'abbiamo, no? O ci allineiamo alla strada più in alto a sinistra o a quella più in basso a destra. La considerazione che facevo io è che siccome questo è anche un aspetto che riguarda, no, l'indicazione del territorio urbanizzato, come posso dire, no? Forse avrebbe senso allinearsi su quella più in alto a sinistra. Però parliamoci chiaro, se uno si allinea su quella più in basso a destra non è che fa nulla di sbagliato. Qui ci sono dei margini di discrezionalità, non è che sta scritto da qualche parte, non c'è un manuale... Si può vedere quell'accesso che dite voi che accesso è? Perché per me non so che accesso è, lo voglio capire. Questa strada, questo stradello qui. Mettiamoci Romino. È l'accesso alle abitazioni, no? Non è che... Sì, ora sono una videocontrata. Tra l'altro, scusate, domanda, è una domanda. Probabilmente anche l'accesso dell'abitazione di cui stiamo parlando... Secondo me sì. No, quindi a maggior quello in alto a sinistra, ma ci mettete l'omino, lo vedete? È un piastronato. No, ma quello in alto a sinistra, Simone, non può essere. Perché quello in alto a sinistra non può essere.
fidatevi di quello che vi dico io. Quello di sopra in alto a sinistra è l'accesso al nuovo fabbricato, che era una zona B1, è stata edificata col vecchio piano e regolamento urbanistico. La parte di sotto è l'accesso alle abitazioni che sono fronte la casa che si diceva prima, e servono quelle abitazioni lato Lucca. Non è una strada quello che dico, lo vedete come è pavimento? No, non è una strada, è un vione d'accesso dove lui c'ha diritto a una strada, ma scusate, però io ho detto che vione. Sono opere di urbanizzazione. Esatto. Sono opere di urbanizzazione. Allora, siccome c'è un'opera di urbanizzazione, no? Che è quella, questo accesso che si vede in alto a sinistra, mi sembrava ragionevole allineare lì il confine. Dopodiché uno lo può anche allineare alla strada, a questo accesso qui, va bene? Cioè, non è che c'è una regola. Non avevo capito qual era l'allineamento che volevi fare te. Ora l'hai capito, Riccardo? È quello più piccolino. No, io ho proposto quello più lungo, perché l'opera di urbanizzazione arriva fino lì. Però capisco anche che possa anche andare bene quello più corto. In un caso uno, diciamo, dà valore al fatto che c'è un'opera di urbanizzazione che si spinge fino a un certo livello di spazio. In un altro caso uno dà valore al fatto che, diciamo, l'accesso di questa abitazione, se capisco bene, è quello di sotto e non quello di sopra, stando a guardare la carta. Ma non è che c'è una regola. Decidete in serenità, non è un problema. No, per me va bene tutto, però torno a sottolineare che una stradella di accesso è quella più corta, quella più bassa è un ingresso in un'abitazione. Volevo dire questo io prima. Non è una strada, è un accesso in un'abitazione. Sono dal punto di vista edilizio, sono dal punto di vista edilizio due cose identiche. Sono entrambe accessi alle abitazioni, sono opere di urbanizzazione. Okay. Quella di sotto, se ho capito bene, è l'accesso alla casa di cui stiamo parlando, ok? Quindi se uno va a vedere l'aspetto della proprietà, allora è corretto a allineare il confine alla fine della strada di sotto, va bene? Con un ambito di risede, diciamo, che è occupato dalla pergola, per essere chiari, se ho capito bene quello che mi voleva dire anche Alberto. Se invece uno va a, diciamo, prende in considerazione l'aspetto, diciamo, più dello stato dei luoghi in generale, potrebbe anche dire c'è un'opera di urbanizzazione che si spinge fino ad una certa profondità che riguarda la casa accanto, non la casa di cui stiamo parlando, ma la casa accanto, può avere un senso attestare il confine, diciamo, per la profondità uguale a questa opera di urbanizzazione. Decidete come volete, nel senso, non esiste una regola, mi spiego, non c'è una cosa giusta e una cosa sbagliata. C'è un margine di discrezionalità che dobbiamo esercitare. Antonella, ecco. Fa vedere il catastale e poi dopo mi chiedo. L'accesso all'abitazione del richiedente non è né lo stradello sopra né lo stradello sotto. Lui accede direttamente dalla via Roma, però ha il diritto di passo sulla parte lato Lucca. Le due stradelle non portano all'abitazione del richiedente, perché una serve l'abitazione. Mi sono spiegato male, ma però lui ha il diritto di passo da quella lato Lucca, invece dalla parte di là è un'altra proprietà, quella lunga che dice Simone, e porta alla al fabbricato che è stato realizzato come lotto libero. Scusa, che volevo dire io, no? Quello, vabbè, che voglio dire io, che quello che Simone fa un rilievo, ma lo doveva fare sulla strada verso Lucca, al limite, però si può fare tutto, ci mancherebbe. No, io sto dicendo un'altra cosa. Lo stradello lato Lucca sicuramente svolge una funzione pertinenziale all'edificio di cui stiamo parlando, tant'è che Roberto ci ha detto che c'ha il diritto di passo, va bene? Quindi se uno si allinea, Riccardo, a quello stradello lì, a quell'accesso lì, a quella opera di urbanizzazione lì, il lato Lucca, non ti sbagli, va bene? Non, nessuno ti può dire nulla. Dicevo solo che accanto c'è un'altra opera di urbanizzazione che si spinge con una profondità maggiore, siccome qui devi individuare l'area B, no? Che è un ambito urbanizzato, può anche avere senso allinearsi a quell'opera di urbanizzazione.
con un ragionamento che è più territoriale e meno legato alla proprietà. Non esiste una regola, mi spiego, non c'è una regola a cui poter attingere. Allora, se non c'è una regola, ci si può spingere anche oltre, quello che dico io. Oh, volevo dire questo, non è lo stradello che fa la differenza, quello stradello lì che dice... No, ma scusa Riccardo, però... No, la regola è una delle due, secondo me. Voglio dire una cosa e poi mi dici la tua. Quindi, se accoglie questo ragionamento, si può anche andare ben oltre quello stradello lì. Ecco, volevo dire questo, non è un limite, quello stradello non c'entra nulla con quella strada lì. Con quel terreno lì è quello verso Luca che c'entrerebbe, allora avrebbe un senso più corto, ma decidiamo di farlo ancora più lungo, va bene. Scusa Riccardo, poi non parlo più. Quando uno deve stracciare un confine come questo, no, deve avere dei criteri di riferimento, perché se non ci sono dei criteri di riferimento diventa complicato. Allora, l'ufficio aveva individuato il criterio di riferimento di allinearsi alla resede dell'edificio che vedete in alto a sinistra, no? E, diciamo, è nata una discussione in commissione sul fatto che ne viene fuori un ambito di resede molto, molto, molto grande c'è il rischio, no, di una situazione, questa era l'osservazione che aveva fatto Alberto in particolare, se l'ho capita bene, c'è il rischio di una situazione sperequata rispetto ad altre situazioni in cui abbiamo dato resedi più piccole, va bene? Perché la proposta che aveva fatto l'ufficio era di allinearsi alla resede dell'edificio che vediamo in alto a sinistra, va bene? Allora io, in chiave, diciamo, più restrittiva, venendo incontro a quello che mi pareva dicesse la commissione, mi sono limitato a dire c'è un'opera di urbanizzazione, no? Che è quell'accesso in alto a sinistra, che arriva ad una certa profondità, potrebbe avere una logica allinearsi a quella, perché è un dato fisico al quale ci si può rapportare. Questa è la proposta che ho fatto alla commissione. Poi è venuto fuori che c'è anche, no, l'accesso più in basso, che è più corto, uno si può allineare anche a quello. Certo che si può anche allineare anche a quello, è un altro punto fisico di riferimento. No, ma forse, no, anche in ragione di quello che dicevi te ora, Riccardo, può avere un senso, no? Come dire, considerando anche che l'ufficio ha fatto un'istruttoria più larga, no? Di quella che stiamo valutando ora, potrebbe avere un senso una proposta, chiamiamola così, no? Che guarda l'assetto territoriale e che allinea la risede a quell'accesso un pochino più profondo. Questa è la proposta. Però un criterio va usato, non è che possiamo non usare, certo, ma quello che volevo dire io, che non bisogna prendere a pretesto quelle due strade lì, né quella corta né quella lunga. Se noi vogliamo fare il ragionamento che ha fatto l'ufficio, secondo me ha un senso, perché effettivamente allinea tutta alle altre case, ha un senso quello, ecco, dico quello. Poi il problema è nato perché dopo è venuto fuori il discorso che magari abbiamo dato di più rispetto ad altri casi, è vero anche questo, no? Però se non l'allineamento che ha fatto l'ufficio è giusto, secondo il mio punto di vista, di allinearsi a queste case qui, è più omogeneo che un pezzettino e basta, hai capito? Non è le due strade che fanno il riferimento, quello che volevo far capire io, magari mi sono spiegato male. Quello che ha fatto l'ufficio secondo me è giusto, tutte e due le altre sono discutibili, ma non so se si sono fatte bene, ecco, quello volevo dire. Voglio dire una cosa anch'io. Allora, io ero quella che era per il dare, va bene? E sono sempre stata. Ricordiamoci che abbiamo dato molto meno in altri casi, contro anche la mia volontà, perché io ero per dare, va bene? Ora, la proposta che dice, allora, l'allineamento dell'ufficio è chiaro che era ottimo, diciamo, ma se si va a rivedere quello che abbiamo dato ad altra gente, qui si sta dando molto molto di più. Allora dico, la proposta che ha fatto Simone, prendendo come spunto quella strada per avere una linea, diciamo, io direi che forse la cosa migliore sarebbe fare una riga dalla strada più lunga, capito? Ma non per prendere in considerazione la strada, per avere un punto dove poter tirare una linea. E mi sembra che abbia già una bella resede in questa maniera qui. Allora, la proposta che ho fatto io sicuramente, dal mio punto di vista, soltanto la mia opinione, è più coerente con il lavoro che la Commissione ha fatto fino ad ora. Perché fino ad ora noi siamo sempre andati alla ricerca di una dimensione fisica della resede.
cioè di punti fisici che ci riaiutassero ad individuarla. Il che non vuol dire che la proposta che faceva ora l'ufficio è sbagliata. L'ufficio ha guardato ad un disegno pianificatorio, no? E ha tirato una riga dritta. Onestamente, se si fa un approfondimento, no? Questa riga dritta non corrisponde ad una dimensione fisica della resede, perché abbiamo appena visto su Google Earth, no? Che tolta la pergola, poi dopo c'è un campo, va bene? Allora, la mia proposta era una proposta che teneva conto dell'istruttoria che ha fatto l'ufficio, agganciata un po' di più, no? Ad una dimensione fisica dei luoghi, cioè di un'opera di urbanizzazione che si spinge fino ad una certa profondità. Secondo me è una proposta saggia la mia, però, come dire, chi si auto, come dire, loda, si imbroda, e quindi sta a voi valutare. Io rimango dell'opinione che la riga che aveva tracciato l'ufficio è fatta bene, cioè perché completa un'area. Onestamente, la riguardavo anche su Google, mi sembra, l'altra lascia uno scalino. Ne abbiamo spezzate tante, Riccardo, No, ma hai ragione, Michela, quello che dici, hai ragione te e ha ragione Alberto, è vero, ne abbiamo spezzate tante, abbiamo dato molto meno. Ma a me mi va bene tutto, facevo per fare un ragionamento, capito, Michela? È vero quello che dici, l'ha detto anche Alberto, non è che lo contrasta. Cioè, però non è il fatto dello stradello, di dire, è quello, io non mi piace quello lì perché... No, ma non è lo stradello, è proprio la dimensione che gli viene fuori della resede contro altri che hanno preso molto molto meno, capito? Cioè è più contro così, ma indipendentemente dallo stradello, secondo me. Sì, ho capito, ma in definitiva quanti metri gli si darebbe? Ma allora non ha senso neanche lo stradello, hai capito che ti voglio dire? Se dobbiamo farlo come le altre, perché lo stradello? Guardiamo più o meno come ci siamo comportati. Perché dobbiamo individuare il territorio, scusate, perché nell'individuare il territorio B, che vuol dire urbanizzato, ha senso far riferimento alle opere di urbanizzazione che ci sono. Ecco perché lo stradello, perché è un criterio di riferimento. Poi fate come vi pare, però vi suggerirei di agganciare le vostre valutazioni a parametri che poi appunto sono oggettivi. Sono d'accordo, però lo guardi su Google lo scalino che lasci, guardalo per curiosità. Ma non ha importanza, quella ragione la Michela, se c'è pieno di scalini, è uno scalino, mica uno scalino naturale, no? È uno scalino nel disegno del piano, no? Cioè, quindi poi ripeto, guardalo qui, lo vedi bene qui, se allarghi un pochettino più là. Lo vedi dove la vai a tracciare la riga? Ora è allargato troppo. Se tu fai vedere di qua c'è una casa. Secondo me ha una logica portarlo in cima, no? Nel senso che è omogeneo il territorio urbanizzato. Però dopo... lo vedi, Riccardo, qual è il problema? Sì, lo capisco, ma capisco quello che dice la pergola. Scusa, Riccardo, l'osservazione che ha fatto Alberto, mi pare, poi io non so se l'ho capita bene. Superata la pergola, che c'hai un campo, va bene? C'hai un campo dove è difficile dire, no? Che è pertinenziale in sé, va bene? Perché è un campo, ok? Allora, e poi Roberto ci ha spiegato, diciamo, che viene usato in vario modo, va bene? Allora, la cosa che io stavo suggerendo per venire incontro al cittadino, ma anche per mantenere quella coerenza di cui parlava la Michela e che forse cercava anche Alberto, se ho capito bene, la cosa che mi pareva saggio suggerire era: c'è un'opera di urbanizzazione significativa, agganciamoci a quella che ha un senso, non è che non ce l'ha, poi fate voi. Però se poi la Michela dice qui gli si sta dando una dimensione della resede, diteci quanti metri sono, ufficio, è molto più grande che in altre situazioni, non mi sembra una critica destituita di fondamento, onestamente. Ecco. Ma già lo stradello che dici te, Simone, si sta già dando di più, Se si fa quella giornata. No, assolutamente. Sì. Allora, siamo più o meno sulla metà, può andare bene, come abbiamo considerato altre osservazioni, capito? Da quello che chiedevano... Per rendere omogenea un'area, capito? Ecco, per rendere omogenea un'area. Ma sulle altre osservazioni, Ricca, non si è pensato a rendere omogenea l'area, si è pensato a dire: te chiedi tot, ti si dà più o meno la metà,
con questo avevamo fatto, ricordatelo bene. Dargli il tutto, dargli il tutto è troppo, ragazzi. Gli si dà una metà di quello che ha chiesto, va bene per lui, va bene per gli altri, è più omogenea la cosa. Manola, gli dà il tutto, gli dà la metà di quello che ha chiesto. No, io volevo sapere dall'ufficio, alla luce di questi approfondimenti, che opinione hai anche te? Infatti volevo chiedere questa alla Manola. Sì, no, l'opinione che noi abbiamo è, la vedete con l'accoglimento parziale. Noi abbiamo fatto un ragionamento sostanzialmente urbanistico, cartografico, per dare, per non fare tacche, no, all'interno della... della classificazione, all'interno della classificazione urbanistica, insomma. Dico, a pensar male si fa peccato, ma tante volte ci si indovina. Ciao, o si ridimensiona la cosa, se no io comincio a pensar male su questa osservazione. Poi darò la mia operazione a proposito. Chiara, facciamo finire la Manola. No, io sostanzialmente avevo detto qual è stato il nostro criterio per avere più una pulizia, come dire, urbanistica, grafica, insomma, per non fare tante tacchettature, insomma, avere una semplificazione cartografica, niente di che. Chiaramente le verifiche le abbiamo fatte, cioè non è che non abbiamo guardato. Quanto viene profonda la risede? Io non so misurare. Lo sa fare Alberto. 12 metri, oltre la pergola, 12 metri se chiudi lo stradello. Attualmente 12 metri, lo sfilo della pergola, l'offset è ulteriore 12 metri. No, ma rispetto alla proposta dell'ufficio? La proposta dell'ufficio era... Allora, la tua proposta, quindi la fine dello stradello di sopra, Simo, è 12. Quella dell'ufficio... era 24. Ok. Facciamo fine lo stradello, è durato anche troppo questa osservazione per un pezzo di terra. Ma io qui ho dei dubbi, lo dico subito. Non mi piace come viene disegnato il territorio qui. Ma lui quanto aveva chiesto, Alberto, mi misuri invece quanto aveva chiesto lui di resede in totale? Aveva chiesto tutto, il doppio praticamente, se 24 quelli dell'ufficio aveva chiesto 48 quasi, la tentata. Se ne dà 24 va bene, no? 48 e 88. Vedi. Di resede, ti rendi conto in merito a quelle che abbiamo accolto finora? Ragazzi, tanto roba. Ma voi fate come vi pare. Io, se l'ufficio conferma il parziale accoglimento in questo senso qui, il mio parere è contrario. No, ma io ascolta Michela, io sono d'accordo con la proposta dell'assessore, che è un punto di caduta, capito, rispetto alle logiche che abbiamo tenuto. Quindi è evidente che in mancanza di altri riferimenti si può fare in questo modo, secondo me. Io non sono d'accordo. Non c'è un metodo univoco per tutti. Quindi avremo una votazione diversa. La mia, appunto, sì, la mia è una visione restrittiva in questo caso. La mia è una valutazione restrittiva, cioè io non sono disponibile a concedere di più di quel limite. Ma poi voglio capire una cosa, Simone, scusa, lì che ci può fare? È una domanda che ti faccio io. Quello che ci potevano fare tutti gli altri. Posso rispondere? Ci può fare la piscina, ci può fare un ampliamento dell'edificio, ci può fare un'altra opera pertinenziale tra quelle ammesse nei regolamenti edilizio. Per quello, Riccardo, io ti dicevo. Posso finire? Sì. Per quello, Riccardo, io ti dicevo che secondo me andrebbe allineato all'opera di urbanizzazione di accesso in alta sinistra, perché quando te dici l'omogeneità del disegno del territorio, l'omogeneità non è quella sulla carta, l'omogeneità è quella nella realtà. Allora, se te allinei il confine dove dico io, te sei sicuro che l'edificazione, anche di opere pertinenziali, non va oltre quel limite lì. Se invece te allinei il confine più avanti, no?
te devi sapere che poi l'edificazione può anche arrivare ben oltre l'edificio, per esempio, che vedi in alto a sinistra, cioè la casa accanto, può andare oltre. E come, perché? Perché il confine è più in là. Si è sempre detto che si cerca di avvicinare alla casa le pertinenze e tutto. Appunto, e allora se vuoi ottenere quel risultato lì, di avvicinare le pertinenze alla casa, devi fare come dico io. Se invece te prendi questa pertinenza e la dilati, più la dilati, più allontani le pertinenze dalla casa. Perché qui non siamo nel territorio... Come metti in regolamento, no? Che ho già no, ti dico il perché no. Perché qui non siamo nel territorio agricolo dove l'ambito pertinenziale è individuato dal raggio, perché non esiste una classificazione spaziale. Qui sei nel territorio B. Nel territorio B te ti muovi a livello di pertinenze come ti pare, purché tu stia dentro il B. Ed è per quello, Riccardo, che tutte le volte, no, che noi guardiamo le osservazioni su questo tipo di, no, problema, cerchiamo di identificare qual è la pertinenza. Proprio per questo, perché sappiamo che le opere pertinenziali si muoveranno dentro il territorio B. Allora, la cosa che dicevo io non è un punto preso, capito Riccardo? È un... Io cerco di fare le cose fatte bene. Ma, perché... ma non è un punto preso, capisco. No, ma non volevo dire... Cioè, la cosa che dico io è individuare il limite, diciamo, della pertinenza futura di questa casa, attestandolo lì, su quello stradello in alto a sinistra, su quell'accesso in alto a sinistra, ha un senso. Perché se un domani, facciamo un'ipotesi, se un domani questa casa vuol fare la piscina, no? Te saprai che la piscina, no? La farà non oltre questa riga, che è un fatto territoriale, secondo me, positivo, no? Perché consumi meno suolo e però gli dai la possibilità di valorizzare la proprietà. Capito perché mi interessava guardare alla dimensione fisica reale dei luoghi? Per avere una corretta gestione del territorio. Se invece te la sposti più in là, questa riga, non è che te gli dai, come ti posso dire, delle opportunità in più. L'unica opportunità in più che gli dai è fare più lontano le pertinenze, capito? Ma fare più lontano le pertinenze vuol dire avere un assetto territoriale, secondo me, meno positivo. Ecco perché ero alla ricerca di una dimensione fisica. Poi, l'istruttoria che fa l'ufficio non è mica che è scorretta, figurati. L'ufficio ha allineato, no, la dimensione pertinenziale a quella accanto. Non è che c'è una cosa sbagliata, capito Riccardo? C'è che qui dobbiamo anche fare scelte che hanno margini di discrezionalità, che non sono solo tanto tecniche, sono anche politiche. Allora io sul piano politico ti dico, diamogli una sede, come dire, adeguata, no? Rispetto ad eventuali esigenze, ma che ci consenta di contenere di più i fenomeni edificatori entro un certo ambito, capito che ti dico io? Che è il criterio che abbiamo usato fino ad ora. Tutto qua. No, ma lo capisco il tuo ragionamento, non fa una piega, però Simone, quello che ti dicevo io, quello che dico io, visto che ci sono già edificazioni, non è che vai, anche se tu ci facessi una piscina più avanti, vai a modificare un contesto. Cioè ci sono già le abitazioni che arrivano in fondo, da ambo i lati, non pregiudichi niente, quello che dico io, tutto lì, senza che uno si arrabbi o meno. Io ti dico ti dico soltanto, Riccardo, che lo vedi quella striscia che prima Alberto mi ha detto essere una coltivazione? Te devi sapere, quella lì, te devi sapere che mettendo la linea lì, no, si può costruire in teoria una pertinenza fino a quella profondità lì, che come vedi è oltre il fabbricato che c'è in alto a sinistra, è oltre. Allora io dico che forse sarebbe meglio contenere gli interventi pertinenziali in un ambito un pochino più stretto. Dopodiché è sbagliato quello che eventualmente facciamo? No, non è sbagliato, perché la legge non ti dà la risposta univoca a questo tipo di domande. Ci sono margini di discrezionalità e la discrezionalità è tale proprio perché ci sono dei margini, no? Se non ci fossero dei margini non sarebbe una scelta discrezionale. Nell'esercitare questa discrezionalità io, dopo gli approfondimenti che sono stati svolti, consiglierei di attestarsi a una dimensione un pochino più ristretta, che comunque è significativa, perché questo edificio, se passa la mia proposta, ce l'ha un bellissimo margine di resede, non è che non ce l'ha. Mi sembrerebbe più equo rispetto ad altre situazioni che abbiamo visto. Però scusate,
Mi sembra che le posizioni a questo punto siano chiare. Io, alla luce anche di quest'ultimo ennesimo chiarimento, mi pare di capire che la posizione mia e quella della Michela sia univoca. E la tua, Riccardo, non ho capito. A questo punto però registriamola, rispetto alla proposta dell'assessore, ovviamente, e lo stesso Alberto, in modo che se c'è da distinguere il parere sulla proposta che viene dalla commissione, quindi non è il parere dell'ufficio, quello di attestarsi a quel vialetto lì, volevo capire su questo appunto i due commissari che sono presenti come la pensano, in modo tale che si possa registrare e tenerne conto in serie di come votazioni. La pensa, te l'ho già detto. Bene, allora lo sappiamo. Alberto? Io mi allineo con la posizione dell'assessore. Bene, allora osservazione 161. Ma no, aspetta Jacopo, ma quindi in sede di voto che si deve fare? Io se non sono favorevole al... rimane il parziale accoglimento, quindi aspetta, la proposta dell'ufficio. Devo votare contraria quindi? No, perché non ci sta più nulla. Aspetta, no, il parere dell'ufficio, a questo punto richiediamo la modifica del parere dell'ufficio per, se l'ufficio è d'accordo, per attestarsi al limite del vialetto di sinistra. Se l'istruttoria rimane parzialmente accolta, ma la modifica cartografica arriva lì sopra, in sede di votazione noi votiamo favorevolmente, Riccardo contrario. Esempio, E sì. Allora che si fa? Modifica l'ufficio? Sì, aggiungo io, è chiaro che valuta l'ufficio, cioè l'ufficio può decidere di non modificare... Esatto, l'ufficio può decidere di non modificare il suo parere, e allora a quel punto, Michela, succede quello che dici te. Cioè, può darsi che la maggioranza della commissione, vedremo, la pensi diversamente dall'ufficio, oppure l'ufficio può decidere, alla luce di questa discussione, di, come dire, rivedere il suo parere, e allora, diciamo così, cambia, diciamo, no, la prospettiva del voto. Ma in ogni caso l'ultima parola c'era il Consiglio Comunale, ricordiamoci sempre questo. Quindi l'ufficio valuterà e ci dirà rispetto al suo parere, e poi di conseguenza ci sarà un voto in ogni caso differenziato. Bisogna segnarsi in ogni caso che questa è una di quelle osservazioni che, quando andiamo a votare, no, implicherà comunque una diversificazione di valutazioni, va bene? È sospesa in attesa che l'ufficio ci faccia sapere quello che farà? No, l'ufficio deve semplicemente decidere se l'istruttoria resta uguale o cambia. Se l'ufficio dice... No, per me va bene l'istruttore che abbiamo fatto. Ma io quello ho capito, Simone, ma ce lo fa sapere, perché io devo segnarmi come votare poi. Perché se no si dice in sede di voto, la 158, sono favorevole, contraria, no, a cosa? Certo che ce lo fa sapere. Anzi, approfitto per anticipare, io l'avevo pensata così, no? Queste osservazioni nelle quali appunto ci sono punti di vista diversi, oppure che avete chiesto di modificare l'istruttoria perché abbiamo rilevato anche degli errori, io le metterei tutte insieme, farei un elenco finale che poi vi facciamo vedere a voi commissione, se siete d'accordo, perché altrimenti trovate poi... Manola, anche in sede di votazione, preliminarmente, nella presentazione, ci dite quel che avete fatto, cioè se vi siete allineati. Quindi voi, se vi siete allineati, riavrete di nuovo un registro con tutte le osservazioni delle varie tipologie, dove ci sono stati pareri discordi, la necessità di modificare e così via. Avrete, diciamo, ci agevola molto il lavoro. Questo ci agevola molto. È vero. Signori, io vi devo lasciare. Vabbè. Io a mezz'ora e mezza. Aspettate, fissiamo anche delle nuove date prima che vada via Michele. Bisogna programmare il calendario. Interrompiamo la commissione, vai, perché sennò dopo mezz'ora e mezza sono andato al dentista. Programmiamo, Riccardo, però. Allora, io avevo fatto una proposta e l'avete vista. Scusate, interrompo la registrazione, giusto? Sì. Interrompi.